È nato un po' di anni fa il piano cottura a induzione con l'aspirazione centralmente nel piano. Diciamo che l'azienda che noi ci ricordiamo, che gli addetti al settore magari conoscono di più, negli anni era la Bora. Poi ci ha messo la testa dentro in questo ambito anche l'azienda, una delle aziende più importanti al mondo nella produzione di cappe, che è Elica. In questo caso tengo qui in questo elemento, questo rotolo di carta, perché è importante per farvi vedere anche una parte dell'utilizzo e della sicurezza di questo tipo di prodotto. Tornando a bomba, vi dicevo, Bora l'aveva un po' pensato un po' di anni fa e poi ci ha messo la testa dentro anche Elica, che è l'azienda, una delle aziende più importanti al mondo nella produzione di cappe, e ha realizzato questo prodotto che anche quest'anno al Salone di Milano la faceva da padrone all'interno della struttura degli elettrodomestici. Caratteristica del piano cottura induzione, questo sconosciuto, ok? Dopo tutti quanti dicono, ma questo piano cottura e consuma la corrente e ci si scotta e costa tanto e chissà si aspirerà. Ecco, diciamo che l'esigenza principale era quella di non avere più le cappe che scendevano dal soffitto per andare a creare questa situazione, che poi non ci piaceva molto che venissero montate tanto alte o tanto basse, perché sennò dovevo mettere la testa sotto per riuscire ad andare a lavorare, e alla fine è nato questo prodotto. Vediamo come funziona. Intanto la situazione è decisamente semplice, anche per le signore, io ve lo dico perché anche la mia mamma o la mia suocera, quando l'hanno preso in considerazione, hanno propeso subito per questo tipo di prodotto. È facilissimo, nel senso che c'è un bottone on off dove noi possiamo andare e accendiamo il piano, arriviamo, facciamo così e spegniamo il piano. Nel momento in cui lo accendiamo e andiamo via per qualche secondo perché dobbiamo fare qualcosa o perché ci siamo dimenticati qualcosa, torniamo indietro e il piano automaticamente si spegne da solo. Eccolo qua, si è spento completamente da solo. A questo punto, noi, per far vedere come funziona questo piano, io prendo una pentola, una qualsiasi pentola. Tenete presente anche il concetto della pentola che è dedicata per la cottura e induzione. Ormai tutte le pentole che sono realizzate negli ultimi 15-20 anni sono fatte quasi tutte esclusivamente anche per il piano cottura e induzione. Non esiste una pentola specifica per l'induzione che poi non funzioni nel gas. Le pentole che erano realizzate in tempi pregressi erano realizzate con meno concentrazione di ferrite sul fondo della pentola e quindi non funzionava col piano induzione. Se volete fare anche un esperimento molto banale, parto dalla fine per arrivare poi alla spiegazione del piano, a casa, se avete una qualsiasi tipo di calamita, provate a vedere se la calamita si attacca al fondo della vostra pentola, se si attacca, la pentola funziona per il piano cottura e induzione, anche perché il principio dell'induzione è proprio una serie di magneti che sono posizionati all'interno della macchina, che vanno a lavorare sul fondo della pentola, attivando l'alimento, attivando la pentola, attivando l'alimento, facendo in maniera che questo proceda alla cottura. Allora, volevo farvi vedere questa cosa. Qua c'è una pentola che ha in questo caso un paio di litri d'acqua, 1,5 litri d'acqua. Io metto dentro il dito, ok, e l'acqua è fredda. Va bene? Adesso, se non interrompiamo il montaggio del video, potremmo anche mettere un cronometro o un timer, ecco come si dice, per farvi vedere il processo, la velocità con cui un piano cottura e induzione riesce a far bollire l'acqua. C'è 1,5 litri d'acqua, potremmo metterne 3, potremmo metterne 4, il tempo, la differenza del tempo è di pochi secondi. Guardate, io accendo il piano, vado ad attivare la zona, poi possiamo concentrarci anche su tutte le zone della cottura, ok? E in questo momento lo sto facendo funzionare. Nel frattempo, siccome vi rendete conto mentre vi parlo e vi spiego il piano cottura, i tempi in cui questo elemento sta andando avanti, 5, 6, 7, 8, sto contando sostanzialmente i secondi, e continuo a spiegarvi il piano. Il piano cottura, in questo caso, okay, ha una caratteristica principale, è di una facilità assoluta con l'aspirazione sul piano. Prima vi faccio vedere la facilità e poi lo accendiamo e vediamo come si utilizza, come aspira. Posso togliere con facilità questo elemento, che è l'elemento dove, ve lo faccio vedere, chiuso, può essere vetro, ghisa, né vetro, oppure vetro, ghisa, ghisa, in questo caso. Questo è il simbolo di Elica. In questo caso lo prendo, così sarebbe aperto, così sarebbe chiuso, lo apro, posso togliere questo elemento,
Perché dopo le domande sono: nel momento in cui va giù qualcosa di solido, se doveste rovesciare qualcosa di solido, viene raccolto da questo elemento qua, che è un elemento metallico, che si sbatte naturalmente dentro alla pattumiera e si può inserire dentro alla lavastoviglie, come qualsiasi tipo di filtro metallico. In questo punto, se dovesse cadere qualcosa di liquido, in questo punto c'è una vaschetta che tiene circa 15-20 litri d'acqua, che è impossibile che vi cadano 15-20 litri d'acqua, però se dovesse essere, che scende qua, c'è la possibilità di entrare dentro tranquillamente con la mano per asciugare quello che può succedere dentro qui, oppure c'è addirittura una valvola di sfogo laterale che dal cassettone si può inserire dentro un vassoio, capito, un contenitore, togliere la valvola di sfogo e andare a far sfogare l'acqua che potrebbe essere rimasta all'interno, l'acqua, il brodo, qualsiasi elemento liquido. Il cuore pulsante poi di questo piano cottura, perché uno si pone il problema di dove va l'aria. L'aria in questo caso viene filtrata, quindi il grasso viene trattenuto da questo tipo di filtro. L'aria poi viene filtrata da dei filtri proprio dedicati, scusate il gioco di parole, che sono dei filtri al carbone dedicati e costruiti appositamente per questo tipo di prodotto. I filtri sono realizzati in questo modo, quindi l'aria poi che passa attraverso il primo filtro, che è questo che trattiene i grassi, gli odori passano attraverso questo tipo di filtro. Ce ne sono quattro all'interno della struttura, sentite, se state contando, sentite il rumore dell'acqua che sta bollendo. Una cosa su cui mi voglio concentrare, se vuoi avvicinarti Sara, è che già stiamo facendo vapore acqueo. Sono passati circa 2 minuti, se avete contato insieme con me. Ok? Vedete il vapore che sta salendo. Intanto lo lascio andare e dopo vi faccio vedere proprio dove va a finire quando accendo la cappa aspirante. Abbasso un po' il potere aspirante perché sennò fra poco l'acqua mi viene tutta fuori. Questo filtro, la peculiarità di questo filtro è che è fatto in modo di potersi rigenerare. Io lo posso prendere, poi anche con un primo piano eventualmente lo potete vedere, è indicato nel filtro che massimo 200 gradi per 45 minuti. Non so se si riesca a vedere nell'inquadratura questa cosa qui, massimo 200 gradi per 45 minuti. Questo lo andiamo a inserire dentro nel forno. Lo mettiamo dentro nel forno, lo mettiamo a 200 gradi per 45 minuti, questo si rigenera, quindi va a bruciare quelle che sono le particelle che sono state raccolte durante il periodo dell'aspirazione e lo possiamo andare, una volta che chiaramente si è raffreddato, a reinserire dentro nel corpo macchina, in questo modo qui, 1, 2, 3 e 4. Una domanda che sorge spontanea, ma quanto durano questi filtri? La caratteristica di questi filtri è che possono durare dai 5 ai 7 anni. Quando parlate con un tecnico di Elica vi dice indicativamente intorno ai 5 anni. Io conosco gente che cucina non molto e in base chiaramente al tempo che spendete in cucina possono durarvi dai 5 ai 7 anni. Se dopo uno dice faccio da mangiare tutti i giorni, capito, per 30 persone, può darsi che ci durino anche 3 anni, 3 anni e mezzo. E quindi dopo 3 anni e mezzo, ma nella media sono 5, vado a sostituire comunque i miei filtri. Costo dei filtri? Tenete presente che il primo kit è sempre fornito e poi indicativamente siamo intorno a tutto il kit completo intorno ai 300 euro. Quindi vuol dire che nella vita della cucina, che sono circa 30 anni, potremmo cambiare 5 volte i filtri sostanzialmente, o 4 volte i filtri. Non ha bisogno di nessun altro tipo di manutenzione questo tipo di cose qua. Tante volte, io parlando con i costruttori, nasce il problema di farlo diventare aspirante. Tenete presente che, secondo quelli che sono gli stress test fatti negli ultimi anni, il piano cottura filtrante tende ad aspirare molto di più, a funzionare molto meglio, ad essere molto più performante rispetto a un piano cottura aspirante. Differenza filtrante con i filtri, aspirante col buco che va fuori. Non voglio soffermarmi molto su questa cosa perché non è questo il focus. Sappiate che il problema dell'aspirazione, quindi del tubo che esce, sono tutte le curve e soprattutto se avete una casa che non è nuova, non è di nuova costruzione,
E se anche di nuova costruzione magari il costruttore non è stato attento a mettere il tubo di uscita di un diametro abbastanza grande, nelle case un po' più datate, anche che abbiano 5, 10 o 15 anni, il foro di uscita è quello che va in alto sul tetto, con quel tubo, bel tubo arancione, normalmente ha un diametro 100. Questo diametro 100, quando ho il tubo di uscita dalla cappa che è almeno 150, con le curve, ok, perdono sempre più potere aspirante e quando arriva a incrociare il tubo che è da 100 fa collo di bottiglia. E questo comporta il fatto che la cappa diventa sempre meno performante. Quindi togliamoci dalla testa che il fatto che la cappa vada fuori aspiri meglio di una cappa filtrante. Questa era una cosa che poteva succedere forse 20-25 anni fa, in questo momento sicuramente non è così, dalle dinamiche degli studi e dai test fatti. Ok, misurazioni scientifiche, non stiamo parlando di cose empiriche, sono misurazioni scientifiche. Torniamo al concetto, ma come funziona? Ma funzionerà sto piano? Rimetto nella sua sede il filtro, che è semplicissimo in questo caso, vado a posizionare la parte del coperchio, quindi l'apertura, così la cappa è chiusa. In questo momento io accendo la cappa, lampeggia e mi dice open, perché percepisce che il coperchio della cappa è chiuso. Quindi faccio questa operazione e la cappa in questo momento sta partendo. Tra qualche secondo sentirete proprio il rumore della cappa che aspira. Già state vedendo, non so se si vede dal video, ok, che la pentola con il coperchio chiuso, in questo caso specifico, tutta la parte del vapore acqueo che esce perché la pentola sta bollendo, ok, va convogliato assolutamente all'interno della cappa aspirante. Ricordatevi che questo sistema aspirante, abbiamo fatto delle valutazioni anche qua all'interno facendo da mangiare con 20-30 coppie all'interno del negozio, che le signore hanno considerato il fatto che l'odore che si sente cucinando, non so, dal cavoletto di Bruxelles alle verze, al fritto, a queste cose qua, è decisamente minore rispetto a quello che si trovano a sentire a casa loro con la cappa magari posizionata in maniera sopra al piano cottura con l'elemento col tubo collegato con l'esterno. Quindi in questo caso specifico abbiamo questo tipo di aspirazione. Se poi la casa, adesso mi spingo oltre, se la casa è di ultima generazione dove abbiamo una ventilazione meccanica nelle case costruite negli ultimi 3 o 4 anni in classe A3 o A4 e addirittura volessimo anche aiutarlo con un aspiratore dedicato che si può posizionare nel buco realizzato per l'uscita della cappa. Elica fa un aspiratore dedicato che si chiama Snap in inglese, come schiocco delle dita, ok? Quello lì parla tramite wireless, parla direttamente col piano cottura e quando il piano cottura è in spinta, massima spinta, fa partire anche il sistema dell'aspiratore, questo aspiratore che è bellissimo, che sembra un uffetto attaccato al muro. Questa è un'informazione in più che riceviamo, nello specifico è solo un completamento, però questo piano cottura io l'ho montato in centinaia, vi dico centinaia di case, anche per chi non si era innamorato e non l'ha montato nell'isola o nella penisola, perché questo è un prodotto che è nato per essere montato nell'isola o nella penisola, in realtà l'ha voluto montare nella parete dritta. Quindi cosa succede? Sotto al piano cottura, sopra lo spazio della cappa è usato per metterci all'interno degli alimenti, quindi la pasta o tutte quelle robe lì, perché non c'è più la cappa sopra, si mette il pensile e questo è fatto con l'aspirazione qua. Dove sfoga l'aria? In questo caso specifico l'aria viene canalizzata sulla parte dietro della base ed esce dalla parte dei piedi, ok? Con adeguati elementi di lavorazione, che anche sono un po' costosi e secondo me inutili, si può anche fare uscire l'aria filtrata da qualsiasi altra parte dell'isola. Io vi dico che non è per niente fastidioso, addirittura alcune signore mi hanno detto che sono contente perché d'estate sentono fresco sui piedi. Se adesso facciamo passare Sara un secondo di qua, vi faccio vedere che comunque il cassettone mantiene una grandissima capienza perché perde solo una piccola parte di contenitività qua, perché deve lasciar passare da dietro, non so se si riesce a vedere, il tubo che cammina dietro alla base. Il tubo cammina dietro alla base, scende, ok, e sfoga l'aria in questo punto qua. Vi faccio vedere con un pezzo di carta, vediamo se riusciamo a rendervi il coso.
vedi, vedete, l'aria esce da questa parte qui e qua esce tutta l'aria filtrata. Vuol dire che il passaggio grassi nel primo filtro, che è quello che va direttamente in coso, che va direttamente in lavastoviglie, odori nel filtro, quello che trattiene il filtro ceramico, il filtro carbone attivo, scusa, e l'aria filtrata esce da questa parte qui. Ho la carta qui per farvi vedere una cosa straordinariamente importante. Ok, questo piano cottura dove ho l'acqua che sta bollendo, ve la faccio rivedere che c'è l'acqua che sta bollendo, ok? Vi faccio vedere una cosa che credo vi stupirà se non conoscete l'utilizzo del piano cottura a induzione. Se io sposto questa cosa qua che sta bollendo e la metto qui, ok? Qui in quest'area c'era il piano che sta, la pentola che stava bollendo. Guardate, ok, io posso mettere la mano, in questo caso qui, metto la mano e non mi scotto. E c'era l'acqua che bolliva in questo preciso istante. Questo vuol dire che il processo dell'induzione, che quindi attraverso i magneti vanno a lavorare sul fondo della pentola e vanno ad attivare l'alimento che c'è all'interno, poi è chiaro che l'alimento che c'è all'interno che bolle si scalda. A quel punto lì entriamo in un processo di conduzione, si scalda la pentola e la pentola di passaggio, quindi sempre per conduzione, scalda il vetro. Tutti questi processi comportano al fatto che il vetro non supera mai, anche con l'acqua che stava bollendo con la pentola sopra, non supera mai gli 86-87 gradi centigradi. Vuol dire che ho il tempo di reazione per mettere la mano, faccio così, sento che è caldo, la tolgo ma non mi posso mai scottare. Ricordatevi che questa è una cosa strepitosa e straordinaria per chi ha bambini in casa e per chi ha persone anziane. Altro piccolo dettaglio, ok, è questo. Ricordatevi che il piano cottura induzione, la pentola è perfettamente appoggiata sul piano. Vuol dire che io, prima di far cadere questa, ricordatevi che il piano cottura a gas, che la griglia è così alta, nel momento in cui io lo tocco, la pentola può cadere con facilità. In questo caso, perché io possa far cadere la pentola, dovrei trascinare la pentola completamente fuori dal piano. Una cosa che succede praticamente mai. Un'altra situazione importante, che uno parla del concetto del consumo, ok? Non dobbiamo mai confondere il concetto del consumo col concetto dell'assorbimento. L'assorbimento è l'energia potenziale che può attrarre il piano cottura dal contatore, quindi lo spunto, chiamiamolo gergalmente lo spunto. E il consumo è dato invece dalla quantità di tempo in cui il piano cottura è acceso, ok? Allora vi faccio l'esempio banale, no? Noi abbiamo un contatore da 3 kW in casa e abbiamo un phon che normalmente quando lo accendo fa 2000 watt di espirazione. Se accendo due phon insieme salta il contatore. Quello lì è assorbimento o consumo? Ve lo dico io, è assorbimento. Il consumo sarebbe il phon che lo accendo, ne accendo uno solo e lo faccio andare per 24 ore. Allora devo moltiplicare 2000 watt, quindi 2 kW di consumo, per 24. Ok, quindi 48 kW di consumo. L'assorbimento invece è l'energia, la potenza che ha il contatore per supportare tutta una serie di elettrodomestici. Anche qua c'è qualcuno che è convinto che se io ho 5 elettrodomestici accesi tutti assieme consumi di più di accenderne uno adesso, uno dopo, uno dopo. Non è così. Si somma, okay, il consumo di uno e dell'altro. Se io ho un contatore che mi permette, da 6 kW per dire, che mi permette di accendere 5 elettrodomestici contemporaneamente, avrò il consumo di 5 elettrodomestici in un tempo più contenuto. Se invece il mio contatore è un contatore da 3 kW, posso accendere 2 elettrodomestici adesso, uno fra un'ora e uno fra due ore, in maniera che non saltino i cosiddetti tappi, come siamo abituati a sentirli. Un'altra cosa che normalmente quando si fa vedere fa un po' impressione è questa. Ricordatevi la pericolosità del piano cottura a gas. Ho capito che siamo cresciuti tutti con quel tipo di tecnologia, con quel tipo di sistema, ma il mondo è cambiato.
Ok, adesso il New Green Deal, il PNRR, tutte queste cose che andiamo verso il green ci devono portare anche a pensare a un risparmio energetico. Ricordatevi che la pentola sul piano cottura a gas che è così sollevata, l'energia calore del gas che va sulla pentola, che fatto 100 energia calore, il 44-45% va sulla pentola, il resto esce dai lati ed è disperso nell'ambiente. Un piano cottura a induzione che è appoggiato completamente sul piano, in maniera uniforme, ha una resa pari al 96-97%, quindi la parte di energia che è persa è praticamente pari a zero. Altra cosa molto importante che vi faccio vedere è questa. Quando noi pensiamo al fuoco, no? Se noi dovessimo avere una fiamma accesa in questo punto qua, io ci vado vicino così con la carta, la fiamma si infiamma, perché esiste l'elemento che si brucia, esiste l'ossigeno, ok? Quindi combustibile, comburente e innesco. In questo caso l'innesco sarebbe il fuoco. Ok, nel momento in cui l'appoggio così è il fuoco. In questo caso, non essendoci fuoco, perché non c'è passaggio di fuoco, io posso fare una cosa di questo genere. Appoggio la carta, ok? Ti invito Sara se riesci ad avvicinarti che così facciamo vedere questa cosa. Appoggio la pentola sulla carta. Faccio bollire l'acqua. Eccola che bolle, ecco, anche questo vi faccio notare, l'acqua era spenta da un minuto, due minuti, in 3 secondi, 5 secondi l'acqua si è rimessa a bollire. L'acqua bolle, io posso lasciarla qui che vada finché voglio, perché non essendoci l'elemento, l'innesco, quindi il fuoco, la carta non si brucia mai. Quindi andiamo anche a risolvere tutto quel problema che avevamo una volta del fatto di fare attenzione anche a una questione di fuga di gas, di incendi e cose di questo genere. Rallento la parte aspirante, spengo il piano cottura, mi indica comunque che con l'H che c'è una zona che è calda, la zona che è calda in questo caso specifico è semplicemente calda, ma non arrivo mai a bruciarmi. Io alzo la pentola, la sposto da questa parte, ok? Ci metto la mano, adesso addirittura la posso tenere anche di più perché la carta mi fa anche da filtro, però o ho le mani di amianto, oppure è una dimostrazione molto molto chiara che non ho la possibilità di scottarmi. Mi sono un po' fermato perché stavo pensando a un'altra cosa che faccio io a casa col piano induzione. Per le signore a che tengono moltissimo alla pulizia, io per esempio a casa mia faccio questa operazione. Quando devo cucinare, magari che ho tanta gente o gli invitati e tutto, faccio questa operazione. Prendo un semplice rotolo di carta Scottex e lo vado a coprire il mio piano cottura. In questo modo qua. Lo metto così. Eccolo qua. Così lo metto anche qua, se voglio anche andare a riparare anche questa parte qua, e se voglio lo metto anche qua senza problemi, ok? Faccio così. In questo caso specifico a cosa serve? Sostanzialmente a niente, perché il piano si pulisce con una facilità incredibile, un panno in microfibra, io uso Nuncas o Tescoma, tanto per usare dei nomi conosciuti, e prendo dell'acqua, lo pulisco e poi c'è un prodotto dedicato per l'induzione che serve proprio per tirarlo ed è sempre bello come quando l'avete appena comprato. Però sapete, se magari state facendo del fritto o state facendo qualcosa che sporca molto, in questo caso andate a proteggere un po' il piano cottura, non si brucia perché potete mettere su 4 o 5 pentole, qualcuno dice anche che così evita che si strisci, in realtà il piano, a meno che non abbiamo il diamante che fa così sul vetro, capito, il piano non si striscia praticamente mai, e quindi riusciamo a pulire con il piano alla fine del baccano, prendo, butto via la mia carta Scottex, faccio questo lavoro, lo butto nel cestino e il piano è già perfettamente pulito. Mi soffermo sull'ultima cosa e poi mi taccio. E la bellezza della cottura col piano induzione, che qualcuno dice che il piano a gas è meglio, è peggio, è più rediviso, e dopo io non entro nei dettagli, però io che faccio da mangiare mi trovo in questa condizione. Quando devo fare delle cose che hanno bisogno di una cottura lenta, tipo non so, la passata di pomodoro, il ragù, i brasati, queste cose qua,
Ho sentito tutte le signore con cui mi sono confrontato, che avevano la difficoltà, perché il fuoco a gas è un fuoco piccolo, perché cuocio sul fuoco piccolo, no? E quindi vado ad agire solo sulla parte centrale della pentola. Cosa devo fare? Devo tenere il fuoco basso, ok? Perché altrimenti se non si brucia sopra i 100 gradi, caramellizzano gli zuccheri del pomodoro e quindi si attacca, come si dice da noi in Veneto, no? Quindi si attacca alla pentola. In questo caso specifico devo tenere il fuoco basso. Se lo alzo devo continuamente mescolare, altrimenti si attacca. Il piano cottura a induzione mi dà l'opportunità, con le regolazioni che non sono come le regolazioni del gas, minimo, medio, massimo, in mezzo, ne attacca in mezzo tra il minimo e il medio, attacca in mezzo tra il medio e il massimo, non è mai una cosa, tra virgolette, misurata, anche perché basta che ci sia all'interno del gas un po' più di aria, un po' meno di aria o meno performanza, basta che sia d'estate o d'inverno o meno performanza, basta che abbia le finestre aperte con un po' d'aria o meno performanza. In questo caso qui, col piano cottura e induzione, nel momento in cui appoggio la pentola e vado a mettere la potenza 1, con la potenza 1 lavora tra i 70 e i 90 gradi centigradi. Vuol dire che io posso far andare per 2, 3, 4, 5, credetemi, 6, 7 ore il mio ragù, la mia passata di pomodoro, ok, che lavora, si cuoce lentamente, e vi inviterei a provare, se avete la possibilità, a mangiare una cosa realizzata in questo modo qui, che è una cottura perfettamente lenta. Detto questo, credo di avervi dato una panoramica generale, spero di non avervi annoiato molto. E per qualsiasi cosa vi aspetto da Arredamenti Meneghello a Limena, ci chiamate per un appuntamento, noi saremo a vostra disposizione. Potete trovare e andare dentro al sito, trovate il form per la prenotazione dell'appuntamento. Noi siamo a disposizione, ci prendiamo un'ora, due ore, tre ore, il tempo che ci serve per stare con voi, spiegarvi tutto quello che c'è e mostrarvi anche quelle che sono le caratteristiche di tutte le promozioni che abbiamo, che in questo periodo non danno assolutamente fastidio. Intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima.